ciao dalla vostra amica, video sulla mia postazione da nail art che avevo già fatto, però siccome si sono modificate, cambiate qualche cosina così, qualche decoro mio, è arrivato qualche accessorio in più, allora volevo fare questo piccolo aggiornamento. Allora, prima di tutto la mia sedia scricchiolante che avete già sentito nel mio video delle ruote, questa della mia postazione è questa sedia che adesso la spostiamo perché comunque l'avete vista e non ce ne può fregare di meno della sedia. Allora, iniziamo da qua, la prima parte di postazione è questa. Qua c'è il monitor che, se vedete, mio figlio sta giocando a non lo so che cos'è, le COS 2, ok, con il volume silenzioso. Allora, qui c'è il primo scomparto dove io tengo, ormai le conoscete, le tovagliette tanto amate da mio marito, che ultimamente le sto odiando perché dice che vale sempre vedere quelle. Poi vabbè, le veline. E poi qua cominciano i primi due cassetti della mia postazione, che sono quelli con il meraviglioso mondo colorato dei miei smalti. Allora, primo, dove c'ho tutti gli smalti. E secondo, idem, strapieni, sto facendo una fatica a tirarli su. E poi farò un aggiornamento anche di quelli. E poi ci sono due cassetti, uno più piccolo, dove ho un pochino di cose, diciamo tutte le cose per la pedicure, i bicchierini per l'acrilico, dei contenitori, i sacchettini delle altre tovagliette, poi le mie vaschettine di scorta, gli altri aggeggi sempre per la pedicure. E poi vabbè, questo l'ho messo qua, ogni tanto mi piace guardarlo. E poi il cassetto più grande, diciamo che contiene tutte le veline di scorta, che questa qua è pazza. E poi, allora, i bicchieri per fare la water marble, la mia lampada che vi avevo già fatto vedere, non sto lì a toglierla adesso. E poi vabbè, le salviettine umidificate. E poi ci spostiamo di qua, facciamo prima il basso, dove ci sono ancora altri due cassetti che avete visto. Se avete visto l'altra, non erano decorati, adesso li ho decorati con le farfalline e i cuoricini. Qua sopra ho questo sacchetto che sta cominciando a diventare pesante, che è quello per il vostro giveaway che aprirò, e pian piano io ci getto qualcosa. Poi ho i pads, qua ho le mie creme per le mani, e qui ho tutto il mio ambaradan di dischetti. E qua sotto ho tutti i miei solventi che avete visto già la mia scorta. Poi ho i guanti nella scatolina, le garze, i cotton fioc, solventi e solventi quelli sì a immersione, i solventi normali. E poi facciamo così, adesso saliamo qui e poi scendiamo. Allora, qua sopra ho cambiato qualcosina. Allora, c'è il primo espositore che l'avevate visto, che si sta riempendo. Poi anche questo farò un video di aggiornamento che vi faccio vedere tutto, tutte le mie unghiette che sto facendo, le mie nail art. E poi c'è quello più grande che avevo acquistato ancora su Bangkok, che avevate già visto i video acquisti, e pian piano anche questo qualcosina c'è. Poi la mia lampada semplice, tappetino rosa che avevo acquistato apposta per fare pandan con la lampada. E poi c'è questo che è cambiato, perché quando avevo fatto vedere la mia postazione nuova c'era un altro vassoietto, che adesso vabbè, questo è un po' più grande. E qui ho il bicchierino con la mia penna correggi smalto, le mie forbicine, le pinzette, la spazzolina e le lime che sto usando adesso, quella di vetro, questa è il butter di Nice Store e questa qua multifasica. Poi ho un altro bicchierino dove ho le tip, quelle per fare le prove, il lip gloss, che è quello che uso quando lavo i pennelli perché li sporco con questo alla fine, così le setole rimangono insieme, ve l'avevo già detto. Poi vabbè, spingi cuticole, anche quello in silicone, la cremina, quella per le cuticole sempre. E poi ho tutte le basi top coat e le cosine, le cure per le unghie che sto usando adesso, che sono questi della Kiko, la base di Nice Store, questa qua peel off, che poi vi farò anche questo, devo farvi il video, questo qua per le cuticole della Essence, e beh, buffer, poggia pennelli, altra base, il mio trucco preferito, che sono praticamente le cose aperte che sto usando adesso, le tengo tutte qua sopra. Poi, adesso mi siedo, click, andiamo qua, qui ho
tutto il mio contenitore con gli striping, gli scotch, questi che non uso, sono quelli ormai, non uso più le lunette per fare la French, tutti sticker, questi sono tutti prettamente sticker che avevo già fatto vedere nel video delle mie cose, anche questi qua grandi, e li metto qua. Poi qui c'è la mia piccola Sophie, che conoscete, la mia mascotte, e qui diciamo che ho messo un'altra scatola dove ho ancora i miei smalti, ragazze, perché dentro là non ci stanno più quelli che ho preso ultimamente della pupa nel giornale, quelli che avevo fatto arrivare dalla Simple Color, poi ho qualcosa ancora di Maybelline, messi, che mi avevano regalato, H&M, ancora le pupa, guarda, un casino, e poi ho i bianchi e i neri che comunque sono aperti, quelli che sto usando adesso, infatti due già non ci stanno già più lì, devo mettere da parte. A proposito, ho trovato anche il rosa della pupa. Poi qua sotto ho il mio bidoncino dove appunto vedete c'è anche l'avanzotto sporco che io chiudo dentro, butto quando è un po' pieno, la mia crema delle mani, quella che sto usando adesso, che è quasi finita. Poi ho il magnifico portapennelli di Enail Store, che vedete, prima i pennelli li avevo dentro tutti qua insieme alle linee, e adesso per fortuna c'è questo e si è liberato un po' qua, perché sennò ogni volta tirare fuori le cose era un disastro. Poi ho ancora un solvente, ho il mio disinfettante, questo qua, alcol isopropilico, e un altro barattolino vuoto che ho sempre usato per qualcosa. Poi qui a lato ho una crema, gli acrilici, questi che sono nuovi di Tiger, che userò prima o poi, quando finirò quelli che sto appunto usando, che li avevamo presi su Amazon, che mi sto trovando benino, sono dentro qua nella scatola, che metto qua dietro, così. E poi qui ho tutta la mia mega scorta da pazza psicopatica di lime, della vostra amica lime, buffer, anche quelle che ne sono arrivate ultime dei Nice Store. Poi ancora qualche aggeggino dentro, spingi cuticole, taglia cuticole, e tutte le lime, insomma, come avete visto anche nei video acquisti, non sto qua a farvi vedere. E per ultimo scendiamo qua, qui ho il mio cuccino e la mia scatola di pastelli, dove comunque io, lo sapete, che scarabocchio e comincio a preparare le nail art, le prendo, disegno, faccio, le invento, faccio tutto nel quaderno. E in questo quaderno ho anche segnato tutti i vostri tutorial che avete richiesto, che ho fatto sulle barrette della croce, ce ne sono alcuni ancora che mi mancano, lo so, portate pazienza, e tutte le persone che io devo salutare ogni volta che mi chiedete. E poi, vabbè, questa è un'altra mia agenda dove ho tutti i miei appunti, e poi ho il mio faldone dove ho tutti i miei tutorial segnati, quando mio marito li carica io dopo segno. E sono, fino adesso, vediamo quanto è arrivata questa amica, 108. Ne ho fatti 108, l'ultimo infatti quello della Mini, ecco. Poi l'ultimo scomparto è qua, che adesso vi faccio vedere, sposto la mia sedia meravigliosa, scricchiolosa, mettiamola qua, e adesso mi metto qui e vi faccio vedere. Qua ho questa scatola, che ve la ricorderete, ci sono tutte le mie ruote di prova, quelle fatte, quelle che non ho ancora fatto, che poi anche qua ci sarà da fare un aggiornamento, se continuo a fare un po' di cosine, poi vediamo. E qui ho questi quattro cassetti, sono le ultime cose da farvi vedere. Qui ho la mia scatola piena di pennelli di scorta, Dotter, qua bastoncini di legno, un altro Dotter, forbicina, questi di scorta che non valgono una cipalita di niente, poi vabbè, le mie calamite, il mio poggia mano, quello vecchio però bello, dovevo lasciare mia figlia lì dietro che mi guarda, quello nuovo, il dito finto, e questo per proteggere le unghie. Poi qua tutti glitter, ruotine, borchie, brillantini, di tutto di più che vi avevo già fatto vedere in un video specifico. Qui altri brillantini, qua ho detto tutti gli stampi, set stampi, foil, spugnette, ancora già con i glitterini. E nell'ultimo ho tutte le mie basi top coat di scorta, cremine di scorta, anche questa della Essence, oli, goccine asciugasmalto, tutte basi e top coat di scorta. E questa è la mia postazione, spero
vi piaccia. Al prossimo, fatemi sapere. Ciao dalla vostra Nika. Ciao.